Ritorniamo da Nikita e quindi un anno dopo e non è casuale questo, no? Perché c'è un processo, c'è un cammino, c'è soprattutto quest'estate 2016 che tu l'hai voluta presentare insieme a noi, quindi noi faremo vedere tutte le foto, le descrizioni del tuo menù. Cosa cambia nel tuo mondo di proposte? C'è, innanzitutto buongiorno, buonasera. Comunque sia. Innanzitutto sì, stiamo in fermento, stiamo cambiando un po' tutto, stiamo valutando le nostre capacità, stiamo un attimo riguardando la nostra proposta. La news più importante è che abbiamo eliminato la carta, però l'abbiamo lasciata, l'abbiamo tolta però l'abbiamo lasciata, perché praticamente entrerà in gioco questo percorso Nikita di 15 portate a un prezzo più che competitivo di 100 euro, di cui se qualcuno non dovesse volere 15 portate potrà scegliere una, tre, cinque, la quantità che vuole lui, a un prezzo di 9 euro, che quindi si potrà tranquillamente, come dire, giocare sul discorso di concorrenzialità. E dopo si costruisce il menù da solo, però in modo che ce l'ha scritto sotto, quindi non ci saranno le ripetizioni, non ci saranno le problematiche delle cotture, ci sarà una bella crescita comunque sia, perché tu invece di prenderne tutti 15 mi dici voglio il primo, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono, quindi già i sapori sono costruiti in una maniera che stanno in un crescendo, quindi non avremo più problematiche di magari un menù quando un cliente si sceglie alla carte e dopo si trova sotto due piatti simili o con due cotture uguali che non gli permette di avere una esperienza tutto tonda. E invece facendo così noi ci agevoliamo il lavoro e il cliente gli facciamo girare di più. Hai fatto quella che i disc jockey chiamano scaletta, quindi una che ha praticamente un'armonia di gusti che vanno. Armonia di gusti che poi naturalmente descriveremo nell'articolo che ci leggeranno, ma abbiamo visto delle situazioni assolutamente interessanti. Una di quelle che ci ha colpito di più è stata la presenza degli spinaci in quel piatto molto interessante. Quello l'abbiamo pensato poco fa, non sappiamo ancora come nominarlo, perché la prima volta quando l'ho servito l'ho portato io in sala e ho detto il mare, perché con i sapori che ci stanno dentro è proprio il sapore di mare, però c'è sto spinacio che il mare proprio non lo è, e quindi non sappiamo come nominarlo. Sappiamo che c'ha un profondo gusto di mare, no? Dato da questo percebes, che è un mollusco, ci stanno i cannolicchi dentro, ci va la animella appunto leggermente rosolata con burro, quindi ritorniamo sulla è un mischio tra mare e terra, quello che ormai si usa, ecco, che comincia a diventare anche troppo visto, però nelle preparazioni del genere è molto goloso. Spinacio ci funge da sgrassatore, no? Perché sgrassa leggermente questa grassezza finta sul fondo del piatto ci sta la maionese di fegato di cannolicchio, anche la salsa di aglio bianco, quindi comunque è piuttosto morbida la preparazione, ci serviva qualcosa che poteva pulire il palato. Lo spinacio in questo caso è perfetto perché noi lo utilizziamo a crudo, passato all'estrattore e dopo messo sul sifone giusto per dargli un po' più di spessore, ma senza montarlo troppo, assolutamente. Ecco, mentre appunto vedremo tutto quella che è la proposta estate 2016 di Nikita al suo ristorante Arcade qui a Porto San Giorgio, ci sta anche una tua attività personale, ti abbiamo sempre visto in movimento sui social network, che ti muovi fuori dalle mura del tuo locale e ci sono sempre queste anche collaborazioni molto interessanti. Io sì, giro tanto, perché appunto il fatto di non aver fatto la giusta quantità delle esperienze prima di aprire il ristorante, adesso me le devo recuperare, no? Tutte quante. Certo. Quindi giro tanto, collaboro tanto,
io sinceramente dico sempre che sono una persona molto, molto introversa, molto dentro, cioè mi piacerebbe, io sarei capace di stare a casa da solo e sto benissimo, invece tutti quanti pensano che io sono uno che ecco quando esce si diverte, gli piace tutto. Sì, è vero, quando esco mi diverto, però non è che vivo per quello, sono d'accordo che, anzi sono d'accordo, adesso in questa nuova stagione comincerò a scegliere quello che fare e quello che non fare, perché voglio passare più tempo qui, perché uno dei più belli complimenti che adesso, vabbè, la anteprima del menù e presentazione, ecco, è presentazione, certo, diciamo ufficiale oggi, è stato comunque dai miei colleghi, dai miei amici che l'hanno già provato, hanno detto che ecco questo è il menù tuo, nonostante che l'anno scorso già anche dai noti giornalisti abbiamo ricevuto dei commenti che è un menù che ha imboccato la giusta strada, che la mano comincia a diventare riconoscibile qui e là, vedo che invece questo menù qui è più mio, è diventato più leggermente più elegante, perché un attimo mi ero perso in questa moda di impiattati, schizzati, un po', vabbè, quelli che adesso vanno molto di moda. Vabbè, più la forma e un po', certo, il contenuto. Un attimo, voi non voi, io sono giovane e i giovani hanno sto vizio di un attimo essere trascinati dalla moda. Mi ero trascinato, sicuramente mi è rimasto qualcosa, però cercherò più di non nascondere questa mia personalità, che magari il menù precedente, che è andato con grande successo, però era un po' nascosta, non era un po' io, era un po' io, ma non io. Ok, perfetto. Poi un giorno magari cercheremo di farti, ti sfideremo e ti porteremo anche su uno spazio completamente diverso, magari in un disco chicken, qualcosa di... ti faremo fare un'esperienza nuova proprio come artista della... Noi viaggiamo tanto e io dico sempre noi perché parlo sempre dei ragazzi che viaggiano con me. Certo. Noi adesso siamo stati in Sardegna per un concorso. Sì, ho visto. Sono stato chiamato adesso, sono rientrato proprio dall'emergente. Ero chiamato in giuria, che è una grande responsabilità per me, perché l'anno scorso avevo partecipato e quest'anno avevo giudicato, cercato di essere buono. Sì, uno degli emergenti della Sardegna, Gianfranco Pulina, è un tuo fans a distanza, perché vede tutte, sì, ma non c'era lui, le cose che fanno, però ti vuole incontrare più presto, quindi magari sarà proprio lo chef Tighe che riuscirà a metterti in disposizione. Insomma, il nome l'ho sentito. Sì, sì, e l'appuntamento noi comunque lo faremo, vabbè, chi ti vuole trovare lo sa, tutti i giorni qui a Porto San Giorgio, basta prenotare, vale sempre la pena, perché almeno si ha la sicurezza del posto e del, certo, e di tutto quanto. Il menù ve lo facciamo vedere, però vale non la è, pena assaggiarlo. Avete mangiato la buona parte del menù, no? Avete, certo, mangiato 9 portate, sì, penso. Sì, sì. Ne sono 15 e le porzioni sono quelle. Anche quando, cioè, voi avete già mangiato le porzioni, quelle che saranno sia da 15 che da 1, è quello che, se uno mi ordina un piatto, non si sazia. Beh, chiaro. Non si sazia, però le persone sai come sono. Certo. Ciao. Vi voglio bene. Grazie.